E il primo mito da sfatare oggi è assolutamente quello di vedere se si può atterrare sulla statua gigantesca. E soprattutto, una volta che ci atterri, ci puoi scendere? Cioè, se io atterro qua sopra adesso, come cazzo ero la scendo? Non posso. Proviamo a vedere se c'è qualcosa che ti salva. Vediamo, ok? Non prendi danno da caduta? Ok, sì, si può scendere, mi sa. Si può scendere, vediamo da qui se si prende danno. Ok, sappiate che se salite sulla statua come primo land perderete almeno 50 di vita. Quindi mito confermato a metà. Siamo al livello delle nuvole, raga, sul Monte Olimpo. Ma se noi ci lanciamo di sotto e usiamo il potere di Zeus, saremo in grado di salvarci dal danno da caduta? Questo voglio provarlo assolutamente, perché io adesso mi lancio. Prima di toccare terra uso il potere di Zeus e vediamo se una volta che atterro prendo danno da caduta oppure no. La risposta è no, non prendo danno da caduta. Che spettacolo, ragazzi. Quindi fulmini di Zeus, oltre ad essere fortissimi e devastanti, ti salvano anche dal danno da caduta. E mi raccomando, se sei arrivato fino a questo punto del video, lascia un like adesso e iscriviti al canale, che siamo quasi 200.000 iscritti. Non perdiamo tempo però, prossimo mito. È possibile usare due volte di fila il nostro carissimo fulmine di Zeus? Proviamo a bersagliare quella cassa. Infatti spareremo prima con la prima arma e poi cambiamo subito slot. No, non si può fare, si ricarica anche il secondo slot. Quindi è un po' come il doppio pompa, non si possono usare per due volte di fila. Peccato, perché sarebbero stati orribili. Cioè, immaginate se ti sparano sei colpi di sta roba, saresti tipo veramente, veramente troppo, troppo forte. Apparentemente è possibile sparare attraverso i muri in questa season. Io non ci credevo, ho visto una clip su TikTok, ma a quanto pare è vera. Quindi se volete provare a sparare attraverso i muri, la posizione da tenere è questa qui. Dall'altra parte del muro non vi vedono e questo è quello che dovete fare. Guardate, vedete, stiamo sparando praticamente da dietro al muro. Io non penso sia una cosa super legale, però ragazzi, a quanto pare si può fare. È un glitch stranissimo, un mito bellissimo, e non vi consiglio di farlo perché altrimenti il player che uccidete vi bestemmia in faccia. Però per trollare i vostri amici, secondo me funzionerà alla grande. Prossimo mito: mettiamo un ping a 0 metri, usiamo le nostre ali di Icaro e vediamo quanto in alto riusciamo ad andare con un solo volo. Sono sicuro di non sapere la risposta, raga, non la so. Però in teoria, andando così, stiamo salendo. Ok, stiamo salendo sempre di più. Vediamo un po'. Ok, sì, stiamo continuando a salire, le ali si stanno per bruciare, perché non so se conoscete la leggenda di Icaro, ma la leggenda di Icaro per ogni ok, aspettate, 100 metri possiamo arrivare in alto, circa 100 metri, raga. Dicevo, la leggenda di Icaro è della mitologia greca, appunto, e si è fatto costruire un paio di ali di cera per volare. Ma lui si è fatto prendere dalla voglia di volare ancora di più, che si è avvicinato troppo al sole e le ali si sono sciolte e quindi è caduto giù come una pera. Lo so che i miti del danno da caduta sono i vostri preferiti ed è per questo che adesso mi lancerò completamente nel vuoto senza nulla. Prima di atterrare però premerò il tasto per le ali. Semplicemente le metterò nell'inventario e vediamo se solamente così ci salveranno. Allora, guardate, basta che mi butto e prima di atterrare premo il tasto delle ali senza fare nulla e ti salvano dal danno da caduta. Quindi se volete in questa season non morire mai dal danno da caduta, basta che avete le ali dietro la schiena e state a posto. Un'altra funzione di queste ali, da come vedete, è saltare più lontano. Ok, guardate qua, adesso faremo un salto da questa roccia e vediamo dove arriviamo. Ok, siamo arrivati esattamente qui. Adesso toglierò le ali, faremo il salto dalla roccia, ma vedrete che non arriveremo mai lì. Guardate, arriveremo molto prima. Non ha senso. Con le ali fate più spazio. Quindi se volete giocare e andare più veloci, basta fare così. Guardate, scivolata, salto, e andrete più veloci, salterete più lontano e sarà molto molto più facile magari andare in safe. Quindi queste ali, ricordatevelo, sono super utili, oltre che appunto per salvarvi dal danno da caduta, anche per andare più veloce. Proviamo a sfatare un altro mito. Se io faccio un volo con le ali, ok, volo proprio in alto e poi le tolgo dall'inventario, secondo voi cado in modo e muoio come uno scemo oppure in qualche modo mi salvano? Allora proviamo. Assolutamente, andiamo in alto. Ok, siamo abbastanza in alto, siamo a 190 metri, 200 metri, 300 metri. Allora con le ali si può salire molto di più. Vabbè, facciamo finta che va tutto bene, le togliamo dall'inventario. Non si può fare, non si può togliere dall'inventario. Ok, ok, molto interessante. E invece proviamo a distruggere un albero con questa roba, una roccia, qualcosa, vediamo se lo fa. Sì, fa danno, quindi ok, le ali di Icaro fanno danno, è ufficiale, quindi è anche un'arma che fa danno.
oltre a salvarvi dal danno da caduta, oltre a mandarvi più veloci e a farvi saltare leggermente più in alto e per più tempo, queste ali fanno anche danno. Quindi se non le avete nell'inventario, o siete scemi o lo avete pieno, non lo so, non so che dirvi. Voglio sfatare adesso un mito per voi pro player, quelli che tryhardano tutto il giorno su Fortnite. Andate in quest'acqua verde che sta sulla mappa e come vedete vi compaiono tre scheletri dietro la schiena. Queste sono le anime dei dannati che ti permettono di fare questa roba qui, ossia il salto in avanti. Ne avete a disposizione tre per ogni volta che toccate l'acqua. Ma qual è il mito? Se noi facciamo un box, infatti, ok, una roba del genere, magari lo facciamo in legno, ok, perfetto. Se facciamo una roba del genere e riusciamo a lasciare il muro a poca vita, quindi tipo così, quello che ci resta da fare è fare questo, guardate, boom, sparate mentre andate avanti e entrerete in automatico nel box senza che il nemico vi veda. Ovviamente non lo fate come me perché io sono scarso e non so fare queste robe da pro player, però tipo una roba del genere, vedete? Se state dentro il box poi prendete l'arma e gli sparate in testa, è logico, raga, è fighissimo. Tra l'altro è spawnato anche un nano nel muro, ok, non facciamoci domande. Un modo per nuotare super veloce in questa season è sicuramente farlo in questi canali verdi, perché guardate, essendo che ogni salto si ricarica l'anima, voi fate così e viaggiate velocissimi in men che non si dica. Guardate, potete farlo letteralmente all'infinito che le anime non si scaricheranno mai, quindi fate tutta la corsa così. Guardate, siete letteralmente troppo veloci per tutti gli altri. Abbiamo adesso un mito che non è proprio un mito, ma è tipo un vi informo dove sono i boss, perché se non li vedete sulla mappa è normale, dovete distruggere queste statuette. Non in molti lo sanno, questa è la statuetta di Ade per esempio. Noi lo andiamo a buttare giù e il boss spawna, ok? Ma prima di spawnare il boss, spawnano i suoi scagnozzi, i suoi servitori. Quindi noi che dovremmo fare? Dovremmo uccidere prima tutti i servitori che spawna, ok? Una volta che uccidiamo tutti i servitori che spawna, potremmo andare a fightare il boss che ci rilascerà tantissime cose. E un altro mito che voglio sfatare è sicuramente quello di vedere se questa season ha i medaglioni oppure no, perché raga è appena uscita e voglio scoprire che tipo di medaglione abbiamo. Ho visto su Fortnite News che ci sono dei medaglioni davvero rotti, ok? Che in teoria hanno tipo dei poteri, non ho ben capito che cosa ti danno. Quindi andremo a vedere che cosa ci dà questo qua, che è il primo boss che ho trovato. Lo andiamo a killare in questo modo qui. È semplicissimo in realtà da killare, raga. Ha molto meno vita rispetto ai boss della scorsa season, quindi questa è una roba in più. Non droppa il medaglione. Ah sì, lo droppa dopo, ho capito, va bene. Ci dà innanzitutto una mitraglietta mitica, andiamola subito a provare. Devastante, questa mitraglietta è rottissima. E in più ci dà il potere, l'aspetto del recupero. Andiamo a leggere che cosa ci dà questo medaglione, perché questo medaglione ci dà il potere di ripristino della vitalità. Consente di sottrarre salute quando si elimina un nemico e rivela la tua posizione sulla mappa. Ok, quindi è praticamente praticamente ci cura, ok? Noi facciamo una kill e ci cura. Quindi questo è devastante da avere. Questo è devastante da avere perché immaginate che siete in mezzo a un fight con poca vita, fate una kill, vi rifulla praticamente. È tanta tanta roba, raga. Oltre al fatto che ha una mitraglietta mitica assurda e poi combinata con altre armi di questa season, diventerete letteralmente, non dico immortali, ma praticamente quasi. Siamo quasi arrivati agli ultimi miti, agli sgoccioli di questa season, perché ho ancora uno scheletrino dietro di me, raga, e voglio vedere se questi scheletrini ci permettono di non morire da danno da caduta. Adesso io mi lancio fortissimo e lo uso. Vediamo? Sì, ok, siamo vivi. Perfetto. Anche questi scheletrini salvano dal danno da caduta. Praticamente in questa season, raga, vi salvate dal danno da caduta con qualsiasi cosa. Bellissimo. E che cosa sono questi cosi? Oddio, sono tornati gli spettri, le ombre, la roba di Mida, raga. Quindi sì, un altro mito così a caso. Sono tornati gli spettri e le ombre di Mida. Ma che figata. E poi ci sono questi macchinari in giro per la mappa che ci prendono le taglie. Ok, sono semplicemente cambiate, ma ci danno semplicemente una taglia. Trailer di Fortnite, abbiamo visto che ci sono dei lupi sulla mappa. Ma questi lupi in realtà sembrano non esserci. Beh, vi spiego subito il motivo con questo mito. Qua c'è una statuina di Cerbero, ok, che ha tre testoline, le vedete? Perfetto, in teoria Cerbero è appunto una figura mitologica che ha le teste dei lupi. Ed eccoli qua, che arrivano. I lupacchiotti, raga, i lupacchiotti arrivano proprio dopo che rompete questa statua. Quindi sì, i lupi ci sono, ma non sono sulla mappa. Sono semplicemente degli scagnozzi del Cerbero. Quindi praticamente sì, ci sono, ma non è che ci sono. Sono qua, raga.
E poi si tolgono, cioè mezzi inutili, se devo dire la verità. E poi ovviamente spawna il Cerbero, ok? Che dovete killare proprio come gli altri boss. E da quello che ho capito, a questo punto ti darà sempre un medaglione. Ok, il potere è fortissimo, sembra quello di Wolverine. Assurdo. Mamma mia, raga, mamma mia, questi boss sono veramente forti. Però non ci dà il potere di Wolverine, ma ci dà effettivamente un fucile pesante guardiano del Cerbero. Ok, quindi ci dà un pompa in pratica. E in più ci dà l'aspetto dell'agilità, ossia che i nostri scheletrini dietro la schiena dopo tot secondi si ricaricano e quindi li potremmo usare di nuovo. Figata, raga, figata. E immaginate avere questa combo, questo medaglione qui che ti dà l'agilità con le armi di Zeus. Guardate qua che potete fare, vedete un nemico qua, mettete un muro, saltate, volate via, lo schivate, boom. Sparate uno, sparate due, lo schivate, schivate il colpo che vi spara, perché mentre usate il potere di Zeus potete schivare i colpi del nemico con il medaglione. Ragazzi, è letteralmente la combo più rotta di Fortnite degli ultimi 20 anni probabilmente, anche se Fortnite esiste da meno. Guardate, il nemico vi spara, voi vi schivate ancora, vi schivate ancora e poi lo colpite. Wow, raga, questo mito è assurdo. Questo mito è assurdo, dovete assolutamente farlo. Dovete fare tutti un fight con questa roba e taggarmi su Instagram se lo fate. E oltre a ciò dovete andare tutti nello shop ad inserire il codice CIOLA per supportarmi al massimo in questa nuova stagione, mi raccomando. Per qualche motivo Colonne Cineaste tra l'altro ha cambiato nome in Colonne Commedianti. Questa l'avevo appena notata, raga, non l'avevo notata prima. Non è un mito, non è un record, non è nulla, però volevo solo farvelo sapere, perché secondo me l'hanno tipo rinnovata, vedete? Cioè l'hanno riaggiustata, sì. Perché prima vi ricordate che Colonne era tutta distrutta? Adesso è nuova. Quindi i greci si sono messi lì con martello e scappello e hanno rifatto tutte le colonne. Assurdo. Bellissima, raga, Colonne Cineasta è diventata. Fighissima. Detto questo, grazie per aver visto il video. Mi raccomando, lasciate un like e soprattutto codice CIOLA nel negozio oggetti se volete essere più bravi. E domani il vostro professore mancherà a scuola. Mi raccomando, provatelo, magari funziona.